E un'altra curiosità, le giacche, le camicie, le cravatte, così esplosive nei colori, eccetera. Questo gusto c'è sempre stato? A un certo punto è accaduto qualcosa? Hai visto qualcuno che ti ha affascinato nei colori? Di cui hai detto, Niente, niente. Io come ho nascono questi colori? una figlia in America, a Dove? Phoenix, in Arizona. E allora praticamente andando sempre in America nei momenti Liberi. liberi, cioè, diciamo di questi mesi qua, gennaio, dicembre, febbraio, eccetera, e vedevo tutte queste belle cravatte, sai, estrose così, e me le compravo. Poi ho cominciato a fare le canzoni di Mala. E allora le canzoni di Mo ci Mala, arriviamo. Le canzoni di Mala che ti portavano? Ti portavano a vestire un poco più eccentrico, Eccentrico. un poco più vistoso, un poco un must, capite? E allora a un certo punto, insomma, andavo dal SAT e diceva: fammi vedere i famosi campioni, perché così si faceva all'epoca, no? Ci stava la fascetta dei campioni. Allora lui diceva: voglio questa giacca. E lui mi guardava e diceva: perché questa giacca? Perché faceva anche lei il suo lavoro, la giacca, in quel caso, Certo. capito? Perciò si chiamano canzoni giacca. Perché i colori, diciamo, che tu ancora usi Sì, non sono frequenti, non sono frequente. diciamo, in chi Diciamo ha un certo così, stile, un... Renzo Arbore ha la stessa passione mia, o io ho la stessa passione sua, non lo so come definire. Perché siamo andati alla mostra una volta a San Carlo, che lui fece un anno, è vero? Sì, Quando al siamo andati. Palazzo Reale, sì. È a Palazzo Reale e ci stanno tutte queste cravatte sue, cose che ti faccio vedere adesso anche io. E ce l'ho conservate là così, le giacche più strane, eccetera. Camici. È bella la foto. E comunque, Dopo, insomma, mi è sempre piaciuto, capite, sto fatto dopo. così. E le conservi ancora? Le Sì, cravatte, le giacche, così. gli smoking dei festival, eccetera. Anche. Sì, Tutto conservato. tutto conservato. Fantastico. Canta Mario Trevi. Mario Trevi. Canta Mario Trevi. Tutti i miei 60 anni di carriera in un libro. Qui dentro ci sono tutti i miei festival di Napoli, le belle premiazioni, primo premio, secondo premio, terzo premio, tutti i miei pensieri, tutte le mie paure, tutte le mie emozioni. Beh, cosa dire di Mario Trevi? Indubbiamente uno dei più grandi interpreti della canzone napoletana. Mario Treve è Napoli, Mario Treve è Bale, come sai, c'è Napoli, capito? Indifferentemente incredibile, e lui nel mondo. La voce di Mario Trevi rimarrà per sempre come un grande documento di come si devono interpretare le canzoni napoletane. È uno di quei pochi che rappresenta la vera canzone napoletana, che oggi la canzone napoletana che cos'è? Qual è? Non lo sappiamo più. Mario Trevi è la canzone napoletana. Un libro fatto veramente con il cuore. Indifferentemente, il nuovo libro di Mario Trevi. Disponibile su Amazon in formato ebook e cartaceo in vari paesi. Acquistalo anche tu. Grazie.